a questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Oggi ricordiamo Gino Marotta. Gino Marotta attraverso un incontro che è stato organizzato nella Galleria Artes a Campobasso, un incontro con intellettuali, uomini di cultura, artisti, storici che ricordano appunto questo grande personaggio, un personaggio che ha trovato la sua strada nell'arte mondiale e ha portato nell'arte mondiale il suo Molise. Allora ascoltiamo le testimonianze dei protagonisti di questa serata a Campobasso in ricordo appunto di Gino Marotta. Architetto, storiografo, grande conoscitore della cultura, della tradizione del Molise e non solo, Franco Valente, il ricordo per lei di Gino Marotta recentemente scomparso. Vedo che ha anche un ricordo tangibile che lui stesso le ha regalato. Eh sì, era il momento in cui facevamo amicizia e mi raccontava sempre l'origine della sua forma, della forma che egli ha utilizzato, quel profilo di quercia che lui diceva di aver visto passando sull'autostrada da Roma all'Aquila, e questo fatto lo aveva particolarmente impressionato, per cui aveva cominciato a realizzare questo oggetto in seriale, in effetti oggetto di fusione, che mi regalò circa 40 anni fa, quindi il ricordo è bellissimo, e mi fece una dedica con il bulino. Lui mi chiamava Duca Valentino, ma ovviamente non sono né Duca né Valentino, ma dice al carissimo Duca, tra parentesi Valentino, Franco Valente, il suo scudiero. Quindi un ricordo piacevolissimo, ed è la forma che in effetti poi lo ha fatto diventare famoso nel mondo, perché questo profilo tridimensionale, una cosa piuttosto particolare, gli poi l'ha cominciato a fare in plexiglass, con quella serie di immagini fantasmagoriche che ha utilizzato e lo hanno fatto diventare famoso. Però Gino Marotta non è famoso solo per questo, è stato tra gli antesignani, non solo nel Molise ma in Italia, di una rivoluzione nell'uso delle materie. In quel periodo ancora si dipingeva secondo metodi tradizionali, si facevano sculture diciamo realistiche, e egli invece comincia ad utilizzare questa materia, il plexiglass soprattutto, che gli permette di esprimersi in una maniera totalmente diversa dagli altri. Tra l'altro sono delle sculture molto molto semplici, perché si tratta di individuare un profilo significativo soprattutto di animali, struzzi, giraffe, elefanti, rinoceronti, sagomare il plexiglass e poi farlo diventare un pezzo industriale. Molti di questi oggetti, che costavano all'origine 50 centesimi, oggi costano 120-130 euro, tanto per dare un'idea di come sia importante la forma da lui organizzata in materie che venivano considerate quasi uno scarto dall'arte. Non vogliamo essere provinciali, però il Molise comunque perde un pezzo importante della sua arte, della sua identità, della sua cultura, ma cosa perde soprattutto l'arte in generale, l'arte mondiale, con la scomparsa di Gino Marotta? Ma questa considerazione che fa in effetti ti fa arrabbiare noi molisani, perché dobbiamo aspettare sempre che una persona vada nell'aldilà perché si possa apprezzare. Gino Marotta è stato compreso in tutto il mondo, ma non nel Molise. Il Molise avrebbe dovuto dargli più spazio, avrebbe dovuto considerare che egli portava il Molise in Europa, agganciava l'arte del Molise all'arte mondiale, e questo il Molise non lo ha capito, adesso lo comincerà a capire. Noi siamo i primi che cominciamo timidamente a far capire queste cose. Io spero che quanto prima dell'arte di Gino Marotta si parli soprattutto nelle scuole. Io ricordo il libro bellissimo che credo potrebbe diventare un dizionario di arte, libro che presentai io tanti anni fa, Rosso di Cinabro, un libro favoloso per la semplicità con la quale egli parla di arte, parla di architettura, partendo dal Verlascio di Venafro, che era la forma che più lo influenzò sotto certi aspetti dal punto di vista urbanistico, e poi dal Verlascio di Venafro egli passa a tutta l'arte mondiale, facendo capire che il Molise non è l'ultima delle regioni d'Europa, ma è uno degli elementi centrali in questa cultura europea. Lei adesso ha parlato di Gino Marotta, artista, ci ha rivelato alcuni particolari che forse non conoscevamo o non tutti conoscevano, ma in due parole, in pochi tratti, in una pennellata, rimanendo in tema, Gino Marotta come uomo,
chi era? Lei come lo ricorda? Una persona dolcissima, poi ogni volta che ci vedeva, pochissime volte peraltro, diciamo, mi sentivo legato a lui da una cosiddetta affinità elettiva. Sono quei personaggi con i quali non devi parlare a lungo, bastano poche battute, pochi sguardi, pochi riferimenti per capire che c'è un'affinità culturale. Ma la grandiosità di Gino è stata la semplificazione dell'arte, ed è una cosa difficilissima. Molto spesso siamo portati a riempire l'opera d'arte di tanti appendicoli che poi alla fine non servono. Egli ha semplificato tutto e quindi ha ridotto all'essenziale la forma artistica, dando appunto lustro al Molise e lustro all'Italia. Tommaso Evangelista, giovane critico d'arte molisano, e Gino Marotta, il ricordo di Gino Marotta, un artista che è di un'altra generazione rispetto alla tua, però ha dato tanto all'arte, soprattutto all'arte moderna e contemporanea. Ecco, dal tuo punto di vista, cosa effettivamente ha dato Gino Marotta all'arte? Noi siamo già persone della terza generazione, quindi non hanno avuto modo di conoscere personalmente il maestro Marotta, però ritengo che la sua opera sia fondamentale nel panorama artistico nazionale e internazionale. Quello che mi colpisce è la vitalità della sua scultura. E recentemente, proprio pochi giorni fa, Luca Berdice ha considerato le sue opere, che non perdono mai di brillantezza e di vigore pure a parità di anni. È un'opera particolare, una ricerca che va parallela a quella da pop art internazionale, ma si sviluppa con altre problematiche e altre, una consapevolezza diversa rispetto all'arte americana. Lui adoperava i materiali plastici che ha nobilitato, ha lavorato sul rapporto tra il naturale e l'artificiale, si è appassionato di design, ha rivoluzionato anche i linguaggi cinematografici. Quindi è una figura fondamentale che deve essere oltremodo riscoperta, specialmente per i giovani d'oggi. Bisognerà fare qualcosa anche qui a Campobasso per ricordarlo di più rispetto a una semplice scultura che può essere presente in una piazza. Certo, lui, quelle poche interviste che ho avuto modo di leggere, ricordava sempre con molto piacere l'ambiente campobassano, l'ambiente dove si è formato, a contatto con il maestro Trivisonno, imparando da fresco, e poi alla fine sono questi aspetti artigianali del lavoro che sono rimasti poi anche nell'opera più prettamente contemporanea, che hanno influito sopra le forme, le strutture, le conformazioni. Siamo con Dante Gentile Lorusso, ecco, Gino Marotta. Gino Marotta è un artista completo, un artista che comunque il Molise avrebbe dovuto valorizzare di più e ricordare di più, però si ricorda sempre un artista quando è morto. Lei, che comunque è un attento conoscitore e analizza la cultura e l'arte non soltanto molisana ma internazionale, Gino Marotta come uomo e come artista, lei come lo dipingerebbe? E la parola è appropriata. Innanzitutto lo definisco il più grande artista molisano di tutti i tempi. Nessuno artista molisano ha raggiunto i livelli che appunto ha solcato Gino. Gino Marotta è un artista di grandissimo spessore, pensare che già nel 69 ha esposto al Louvre, artista che ha avuto una carriera splendida, straordinaria. L'ultima mostra appunto, inaugurata agli inizi di ottobre, nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, che è il tempio della cultura, dell'arte a livello mondiale. E in queste occasioni ho anche polemizzato con la stampa molisana, perché non si occupava di quell'evento, di un artista molisano nato a Campobasso nel 1935, non veniva ricordato, non è stato segnalato in una mostra e in un evento culturale così importante, che in qualche modo Gino Marotta rappresenta anche il nostro Molise. Un artista che ha avuto sempre la capacità, lui diceva sempre, la mia forza sta nella curiosità. Ecco, la sua curiosità lo ha portato a spingere verso la ricerca di nuovi materiali, di nuove forme, di nuove strutture. Da lì nasce il genio di Gino Marotta. Ecco, Gino Marotta, lei adesso l'ha ricordato come grande artista, ha detto il più grande artista molisano nel mondo, che ha esportato l'arte, la sua arte nel mondo, e giustamente ha ricordato la stampa forse non ha sottolineato questa sua ultima mostra, questa sua importante mostra a Roma. Telemolise nel suo piccolo lo ha fatto ricordando ovviamente questa mostra. Come uomo Gino Marotta, lei ha potuto conoscerlo, com'era? Persona
simpaticissima, disponibilissima. Io lo conosco da tantissimi anni, quindi mi sono anche potuto permettere di chiamarlo ogni tanto zio Gino, quindi persona alla mano, sempre curioso e sempre pronto a dare consigli, a dare una mano se poteva, e nel suo cuore c'era sempre il Molise, anche se era un po' amareggiato, diciamo la verità. Qual è stato l'elemento centrale che ha caratterizzato da un punto di vista artistico Gino Marotta, al di là del metacrilato del plexiglass, in questi tanti anni in cui ha dato lustro alla cultura molisana? Ma la sua capacità di innovazione, ha sperimentato tantissimi materiali, appunto il metacrilato, il bronzo, la grandissima opera che espose alla Biennale di Venezia nel 1984, i resti dell'isola di Altile, ecco, anche lì ricordava il Molise alla Biennale di Venezia, una delle esposizioni più importanti del mondo. Ecco, nel suo cuore comunque c'era sempre la terra di Molise. Nella Galleria Artes a Campobasso è stato organizzato questo ricordo di Gino Marotta attraverso le voci di chi lo ha conosciuto, degli artisti e del mondo della cultura molisana. Ecco, Vincenzo Manocchio, lei ha organizzato tutto questo perché, in che modo, è proprio in questa splendida struttura? Beh, era un doveroso omaggio a chi ha rappresentato nel Molise, ma soltanto, soprattutto non nel Molise, ma a livello internazionale l'arte contemporanea ai massimi livelli. Gino Marotta è stato uno dei punti di riferimento importantissimi dell'arte contemporanea. Infatti non a caso lui ha usato un'arte personalissima, è riuscito tramite una materia povera, una materia, voglio dire, anche brutta, come diceva lui, il metacrilato, che è una plastica volgare, voglio dire, colorata, che si usa per le insegne, è riuscito a fare delle cose strabilianti, è riuscito a fare delle cose meravigliose, delle opere d'arte importantissime che vanno dagli alberi agli animali, eccetera, creando, come appunto il titolo della mostra che sta alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma, creando un Eden psichedelico importantissimo. Quindi era proprio un doveroso omaggio che noi gli abbiamo dato, anche perché io l'ho sentito un mese fa, un mese prima della sua morte, proprio per organizzare una mostra qui nella nostra galleria. Qui ci potrà essere appunto una mostra delle sue opere? Sicuramente la faremo, siamo già in contatto con la moglie perché doveva esserci lui, non ci sarà lui ma ci sarà il figlio, ci sarà la moglie ad inaugurare questa prossima mostra che si farà ai primi mesi dell'anno 2013. Con questo ultimo ricordo di Gino Marotta, di questo grande artista, termina la nostra puntata di Viaggio in Molise. Alla prossima!